A Catania rinasce l'anfiteatro soffocato dallo sviluppo urbanistico tra realtà virtuale e restauri, un'operazione che lo trasforma in un punto di riferimento per la città. A Catania c'è un anfiteatro che è una straordinaria testimonianza archeologica e lo sviluppo della città l'aveva inglobato e soffocato, ma un paziente lavoro degli archeologi del CNR l'ha portato di nuovo al centro della vita urbana, come d'altronde era un tempo per gli anfiteatri. Maurizio Menicucci. A metà 2016, quando venne affidato alle cure dell'Istituto per i beni archeologici e monumentali del CNR, quello che era stato il maggior anfiteatro della Sicilia romana si presentava molto male, anzi, proprio non si presentava. Era totalmente ricoperto da erbe, chiuso al pubblico, privato della visione da parte del cittadino, del turista, ma in fondo anche dello stesso specialista. Allora lì è nata proprio l'idea di lanciare una sfida. È diventato un laboratorio a cielo aperto. Archeologi, architetti, geologi, chimici, fisici, geofisici, restauratori. Andava capito il rapporto con la collina che sta proprio dietro le nostre spalle, dove stava l'acropoli della città prima greca e poi della città romana, l'ingresso al monumento. Ad esempio, cosa davvero interessante, avveniva già direttamente in quota dal primo piano. Siamo nel cosiddetto ambulacro dell'anfiteatro, la zona dove si camminava, che qui a Catania era destinata sia agli spettatori sia ai protagonisti degli spettacoli, cioè gladiatori e belve feroci. Di solito non era così, al Colosseo per esempio non è così, perché? Sì, al Colosseo abbiamo sotto l'arena delle sottescavazioni, camere e corridoi che permettevano a gladiatori e belve feroci di salire direttamente dal basso all'interno dell'arena. Qui su un basolato larico non permettevano appunto di realizzare strutture di tal genere. Erano separati ovviamente. Erano separati, sì, c'era un sistema che doveva garantire in realtà lo smistamento tra pubblico e poi addetti, diciamo così, agli spettacoli. Il fascino di questo monumento è anche che la città gli grava sopra, però è un problema. Le case non si potranno mai levare. Che cosa si può fare per evitare che si sgretoli? Ma il bello è in realtà il fatto che da qui è possibile vedere veramente tutta la stratificazione architettonica della città. Sicuramente è necessario avviare delle opere di consolidamento e ripulire sicuramente dall'erba e dalla flora che ha invaso in parte il monumento. Che tipo di città era per i greci Catania, Catani? Era una città commerciale, un grande emporio, no? Dove i greci arrivavano per commerciare le loro merci e così via. Per i romani è diverso? Per i romani è diversa, per i romani diventa Catania, dopo la prima guerra punica, comincia a diventare una città fortemente monumentalizzata. Cicerone nelle Verrine la definisce ricchissima, un grande anfiteatro, un grande teatro, molti complessi termali, luoghi ricreativi, generati dalle acque che scendevano dall'Etna e che arricchivano la città. Soddisfatta della visita? Sì, moltissimo. Cosa ti ha colpito di più di questo monumento? La fusione dell'antico e del moderno, sì, com'è inserto nella città. E come mai conosci così bene l'italiano? Lo studio, all'Università di Zagabria. E adesso? Questo era un monumento nel passato, un luogo di aggregazione e così lo abbiamo inteso noi. Oggi è diventato un luogo straordinario di conoscenza, di divulgazione delle nostre attività, di iniziative varie, dalla presentazione di libri a tutta una serie di altre iniziative che rendono davvero vivo un monumento del passato.